biglietti aerei che l'Alitalia alzerà del 3% per le tratte internazionali da settembre, fino alla tazzina di caffè, in odore di aumenti anche a causa della scarsa produzione in Sud America. E nemmeno a dire riconsoliamoci con l'acqua, la bolletta promette infatti rincari medi del 5%, più alti per chi ora paga di meno. E chiudiamo con il cinema, sta per uscire nelle sale Il mio cane Skip, l'ultimo lavoro con Kevin Bacon, grande successo al Festival del Cinema Giovane di Giffoni, questo film è la dimostrazione di quanto un cane possa trasformare la vita di un bambino, ce ne parla Tiziana Stella. Uno spasso per ogni bambino, un cane come Skip. Secondo dal tuo telefonino, senza scatto alla risposta, IVA inclusa. Chiedi ai rivenditori Wind la tua estate light car. Amico planetario sa già perché... Ripercorriamo un po' questo itinerario di breve, che è l'itinerario dell'intellettuale, lo vogliamo rifare perché è tipico dell'intellettuale che viene qui, e facciamo questo viaggio che è il viaggio poi della vita agra, certo, del protagonista del tuo romanzo. Anzi, potresti cominciare da qui, vedi? Questo palazzetto, vedi, è uno dei segni della Milano che cambia. Qui cambia. Ma adesso vieni, adesso sono qua. Sì, tranquillo, che ancora i verietti non vanno a spiegare, no? Sei proprio fermo e guarda, guardare di là. Tu sei se qualcuno, ogni tanto uno o due fanno la mano a tutti, se no è troppo, tutti quanti per lo stesso momento. Va bene? Silenzio! Per favore! Azione! Marco! Che i telespettatori ricordino quali erano i discorsi che si facevano in questo paese allo scoppio di Tangentopoli, ma anche prima, appunto, alla caduta del muro di Berlino, alla fine dei regimi socialisti nell'Europa dell'Est. Si diceva che la politica doveva diventare soprattutto progetto, soprattutto programma, soprattutto buona amministrazione, che le contrapposizioni ideologiche alla 48, bianco-nero, eccetera, sopra, sotto, sinistra-destra, dovevano ritenersi superate, che occorreva fare una riforma federalistica dello Stato, una riforma elettorale in senso chiaramente maggioritario, c'erano stati dei referendum vinti in modo plebiscitario dalle forze che si pronunciavano a favore di un riequilibrio bipolare del nostro sistema politico e di un sistema elettorale maggioritario. Ebbene, io mi rivolgo ai nostri telespettatori per chieder loro, insomma, che cosa è rimasto di questo. Noi abbiamo un leader delle opposizioni, con buone probabilità di diventare il prossimo Premier, il prossimo Presidente del Consiglio, che conduce la sua battaglia politica in termini assolutamente di slogan ideologici, come fossero alle porte non i regimi socialisti europei di qualche decennio fa, ma la Repubblica Popolare Cinese, Cuba, qualche ferrato terrorista delle Brigate Rosse. La riforma elettorale, ormai siamo in piena controriforma, perché ormai si sta discutendo di un più o meno soft ritorno al proporzionalismo. I poli, sì, ce n'è uno dominato da Berlusconi, malgrado gli sforzi disperati compiuti in questi anni da Fini e anche da Bossi per sottrarsi a questa egemonia. Dall'altra parte, nel centro-sinistra siamo ancora in 10, 12, 15 sigle, ho perso anche il conto. Cioè, sono governi di unità nazionale con Andreotti e sono stati in prima linea negli anni 70. Negli anni 70, cioè una generazione fa. Qualcuno. E in quanti abbiamo ammirato le sue gambe, oltre i suoi occhi? Molti, non lo so, molti. Continueremo a parlare con Mini Minopri o telefoneremo alla vostra amica della notte, una psicologa, una psicoterapeuta, per capire meglio il significato del sogno ricorrente di Mini Minopri, se c'è.
Giovanna Bizzari, l'avete già vista, è pronta per intonare la melodia scelta dalla signora Minoprio. Che dirvi? Non perdetevi questa occasione, anche perché la signora Minoprio non si fa vedere molto in giro. Nel 92 ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, di ritirarsi. Questa notte in un certo senso fa un po' un'eccezione, perché si racconta, si fa conoscere. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con sede... Quarto in Sierra a Pamplona, la corsa libera dei tori tra la folla che caratterizza l'annuale fiesta di San Firmino in Spagna. E puntualmente si aggiorna il bilancio dei feriti tra coloro che sfidano i tori, liberi di galoppare lungo gli 825 metri di vicoli che dal centro del capoluogo della Navarra conducono all'arena. Lì ad attenderli ci sono i matador. Oggi, oltre ad un elevato numero di persone che come al solito hanno rimediato lividi, tagli e abrasioni, anche tre feriti gravi, tutti giovani del posto raggiunti da cornate per i quali è stato necessario ricorrere alle cure del medico. Quest'uomo incornato è stato trasportato dal toro per decine di metri lungo il tragitto. Anche oggi però, miracolosamente, non ci sono state vittime. Il bollettino dei primi 4 giorni di corsa registra 84 feriti gravi. Ieri la giornata clou. La forte affluenza di turisti e curiosi ha fatto lievitare il numero degli incornati, tra cui 41 feriti gravi. Per le prossime 4 corride non ci resta che incrociare le dita. Un rapinatore è scappato dal retro. Si tolga, polizia! Un ragazzo intelligente, buono, ma costretto a vivere in campagna da uno strano male. Delle crisi epilettiche terrificanti nei periodi di luna piena. Un caso di licantropia, un lupo mannaro. E dissi che i medici, a sua insaputa, avevano consigliato il matrimonio come ultima speranza per guarirlo. Tutto m'aspettavo fuorché la signora mi dicesse... Lo sistemiamo. Come? Dunque, vediamo un po'. Ecco, questa già potrebbe andar bene. Lava, stira, cuce, è carina. Ha un figlio. Mi permette? Ah no, prego, sono cose riservate. Ma un momentino solo, le fotografie... Non è possibile, poi tanto non ci capirebbe niente. No? Ah no, i miei segni li capisco soltanto io. Ecco. Sempre a Roma hanno votato poi alcuni tra i più noti divi dello schermo. Una buona occasione per dimostrare che quando si tratta di compiere il proprio dovere, anche gli attori sanno fare a meno dei soliti esibizionismi. Un eccezionale afflusso di visitatori ha caratterizzato l'apertura della Fiera di Padova, che in questa sua 40ª edizione offre un panorama completo della nostra produzione industriale, con particolare riguardo per quei settori che, come ad esempio quello della plastica, vedono ogni giorno aumentare la propria importanza nel quadro dell'economia nazionale. Efficacemente sottolineate negli appositi stands tutte le attività commerciali che testimoniano il nostro benessere economico, dal costante aumento delle attività editoriali alla raffinata tecnica con la quale si possono preparare le bevande più tradizionali del nostro popolo. Come tutti sanno, infatti, le fiere come quella di Padova sono un po' lo specchio delle nostre tendenze e dei nostri gusti. Libro e caffè corretto, italiano perfetto. E lei perché non va al mare? Beh, francamente, io volevo andare a Ostia, ma purtroppo sono rimasto incastrato con le macchine e ho preferito venire a Fiume, perché almeno sto qui in pace, respiro l'aria buona e senza stare in mezzo alle macchine. Di sogno carico, sogno carico.